Pennarelle edibili per delle uova incredibili. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Ho ancora le mani sporche di pennarello perché ho appena finito di decorare delle uova sode in maniera davvero sorprendente. Dico in maniera sorprendente perché per farlo ho usato dei pennarelli edibili, cioè che possono anche essere mangiati qualora decideste di decorare, che ne so, dei biscotti. Ma io mi auguro che il guscio delle uova sode non lo mangiate. E allora, ecco qua i pennarelli, il Festival delle Ovvietà. Lo so, hanno la scatola natalizia, sono arrivati così, probabilmente perché sono nati proprio per decorare i dolciumi in epoca natalizia, ma noi li usiamo per Pasqua, li usiamo per decorare delle appunto bellissime e variopinte uova sode. Si è rotto l'uovo sodo. Comunque, delle bellissime e variopinte uova. Delle bellissime variopinte uova sode. Rido perché non c'è stato verso di girare in maniera lineare un video semplice come questo. È successo di ogni, quindi o diventa super visto o sarà il flop del secolo di Arte per Te, non lo so. Comunque, volevo recensirvi questi fantastici pennarelli edibili doppia punta, assolutamente bellissimi, presi su Amazon. Mi sono arrivati in meno di 24 ore, come vi dirò anche durante lo scorrimento del video. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere questi fantastici pennarelli come funzionano sulle nostre ovette. Ed ecco l'occorrente per preparare le nostre uova di Pasqua decorate. Allora, ci occorreranno delle uova bollite o delle uova sode. Ne ho, come vedete, sia bianche che di colore classico, diciamo quelle più comuni, e poi dei pennarelli edibili. Ecco, io ho comprato questi su Amazon, sono dei pennarelli edibili, si chiamano Edible Ink Marker, li trovate in questa scatola natalizia, e nel retro riportano tutte quelle che sono le specifiche, quindi colori che sono usufruibili anche da vegetariani, con doppia punta, certificati di garanzia, 12 colori, alta qualità di inchiostro edibile per dipingere sul cibo, c'è la punta fine per scrivere e la punta a pennello per dipingere, si usano per decorare pasta di zucchero, tutto quello che va dipinto appunto. Qui gli ingredienti, qui i certificati, data di scadenza, quindi assolutamente edibili. Ed eccoli qua, vi faccio vedere i pennarelli. Come vedete hanno una punta sottile e una punta più grande e flessibile. Allora, cominciamo subito con il primo ovetto. Per lui userò dei colori delicati, quindi un verde, un glicine e un giallo, e farò una decorazione floreale. Parto facendo una linea e poi, utilizzando la forma della punta, farò tutte le foglioline. Dopodiché adesso faccio i fiorellini con il glicine e poi una serie di puntini gialli e verdi. Rifinisco la sommità con dei cerchi concentrici e dei puntini. Il
secondo uovo lo facciamo più country, tutto a strisce, e allora facciamo muovere l'uovo e rimanere fermo il pennarello. Vi dico che non sarà semplicissimo fare delle linee dritte, ma sarà sicuramente divertentissimo, e il fatto che le linee non risultino estremamente dritte fa di queste uova degli oggettini, anzi dei corredi della tavola, artigianali e molto più vibranti e carini delle uova stampate. Quindi alterno una serie di colori, tra cui il verde blu, il blu, il viola, il giallo, il verde e il fucsia, per dare vita a una fantasia a cerchietti. Ovetto lo faremo in forma più libera, diciamo che abbozzerò dei fiorellini semplicemente facendoli con delle strisciate di pennello, guardate, ora tonde, ora come se fossero mezze corolle. Dipingiamo le foglioline una per una tra un fiorellino e l'altro. Fatti tutti i fiori, ricavo i centri colorandoli con il pennarello giallo al centro, che rimuoverà la parte di colore viola e andrà ad intensificarsi diventando l'esatto complementare del viola. Qualche fiorellino giallo intenso, quindi passo prima un giallo chiaro e poi lo scurisco con un po' di arancio, non avendo questo giallo ricco. Ultimo uovo, quello terracotta, lo farò con dei colori un po' più vividi, giusto per evidenziare appunto i colori che altrimenti risulterebbero forse poco visibili su un colore così intenso. Userò il verde e farò una ramificazione, una sorta di rampicante attorno all'uovo, con due verdi, un verde più forte in primo piano e poi vedrete un verde più debole che segnerà il secondo piano. Dopo il rampicante mettiamo qualche fiorellino rosso e al centro del fiorellino rosso un puntino giallo. Ed eccole qui le nostre quattro uova decorate in maniera semplice. Queste possono farle veramente anche i bambini a loro modo. Divertitevi, questi sono i pennarelli visti da vicino, doppia punta, edibili, molto scriventi, asciugano in un attimo, li trovate su Amazon. Io li ho ordinati e mi sono arrivati in meno di 24 ore, esattamente in 22 ore e 20. Li ho ordinati il giorno prima e il giorno dopo li avevo già a casa, io vivo in un'isola, quindi a voi credo arriveranno anche prima. Bene, approvatissimi secondo il mio criterio di giudizio. Bene, sviluppate anche voi la vostra creatività pasquale con queste uova, tutte da decorare e poi mangiare senza sprechi. Vi lascio alle foto, ciao! Visto che carine le nostre ovette, oddio, c'è lui che oramai è un po' malconcio, però c'è lui che è carinissimo e ancora tutto il tempo per spaccarlo prima che finisca il video, e poi quello più semplice di tutti, ma che è venuto poi alla fine il più bellino, vedete, le cose meno studiate alla fine risultano sempre meglio, è lui, quello avviluppato di rampicante, che è anche molto molto carino. I colori sono un po' più natalizi, ma è bellino a seconda di come apparecchiate. Se avete un tovagliato bianco, per esempio, un ovetto così ci sta tanto tanto bene perché stacca. Che dire di questi pennarelli? 15 euro, poco meno di 15 euro, una resa fantastica. Tra l'altro, tra le tinte trovate anche l'oro e l'argento, bellissimo anche per scrivere le etichette delle torte. Io
Li approvo totalmente perché sono un compendio grafico molto carino, non soltanto per chi si occupa di cake designer, di decorazione dei dolciumi o di cose edibili, ma anche per far giocare i bambini a colorare, per esempio, uova o ad aiutarci a fare torte. Diciamo che si lavora in sicurezza e poi la cosa prodotta soprattutto si può anche mangiare. Infatti, come vi ho fatto notare durante il video, questi pennarelli hanno una data di scadenza, di conseguenza non conservateli, usateli e divertitevi. Bene, approvati da Arte per te, li trovate su Amazon, vi lascio il link qua sotto. Mi raccomando, io vi aspetto su tutti i miei social, TikTok, Instagram, Facebook, quanti ne ho, mi confondo pure io, e anche sui miei altri due canali, Due Cuori e una Cappa, il canale di cucina in cui vi ho parlato già di questi pennarelli. Trovate il video se andate a cercare il canale, e Ombretta, il mio canale di lifestyle. Non mi rimane che salutarvi, augurarvi una bellissima e variopinta preparazione alla Pasqua, e da Ombretta e da Arte per te è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!